Nell'aula consiliare di Palazzo Lascari si è svolta la celebrazione dei 150 anni della caserma Cernaia di Torino, dove attualmente vi è una scuola allievi carabinieri. Con il presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo e il comandante della scuola, colonnello Franco Frasca, sono intervenuti Paola Bianchi, ricercatrice di storia moderna all'Università della Valle d'Aosta, su tradizione militare e identità dello Stato Sabaudo, dai classici alla storiografia recente. Giuseppe Campus, ufficiale scuola allievi carabinieri, sulla storia della caserma Cernaia e Vincenzo Borasi, professore emerito del Politecnico di Torino, sul capitano Castellazzi e il genio militare piemontese nell'Ottocento. Il Consiglio regionale ha voluto fortemente questa cerimonia per ricordare il 150esimo della fondazione della caserma Cernaia qui a Torino, anche con l'annullo filatelico. La città di Torino, il Piemonte e l'Italia sono grati ai carabinieri, lo sono ancora oggi, ma non possono che non guardare indietro anche ai 150 anni di storia, dove generazioni e generazioni di carabinieri qui si sono formati. Ecco perché abbiamo voluto dare nell'anno importante per l'Arma dei Carabinieri, duecentenario dalla fondazione, dal 1814, un segnale preciso di vicinanza, di riconoscenza e anche soprattutto un segnale di speranza attraverso i valori che i carabinieri ben interpretano per le nuove generazioni. Abbiamo il ricordo del passato lo teniamo ben presente nella formazione, perché i valori che cerchiamo di trasmettere a questi ragazzi anche oggi sono quelli di 150 anni fa, vissuti qua a Torino, proprio dove l'arma è nata 200 anni fa, il 13 luglio 1814. La Cernaia è un punto di riferimento per tutta l'arma, perché è stato il primo istituto di formazione. Qui si sono formati centinaia e centinaia di allievi che hanno vissuto un'esperienza indimenticabile.